No, lui è il fondatore e presidente di Technogym e in comune con appunto Jobs e Bezos ha il garage. Chiediamo subito a lui perché, insomma, molti lo sapranno, però è una storia abbastanza curiosa e quindi diamo il benvenuto, siamo felicissimi di averlo, Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Accomodiamoci di qua, grazie a te Nerio. Una presentazione troppo alta, ha creato delle aspettative pazzesche. Pazzesche, dove... Fammi toccare qua. Ragazzi, poca roba. Ma cosa fai? Spacchi legna tutto il giorno? Cosa fai? Perché no, guarda, sei in formissima. Qui, sì, ma noi mettiamo anche in forma la mente, non solo il corpo. Lo so, lo so, lo so. Questo è il wellness. Senti, allora, io ho incuriosito magari alcune persone tra il pubblico che... Scusa, posso chiederti una cosa? Perché sono non li facciamo alzare in piedi un attimo? Vi alzate in piedi un attimo per fare stretching un secondo? Che se lo meritano. Ah, ti prego, sì. Un secondo, ve lo meritate, quindi un po' di wellness. Scusa, io vado un attimo. Perché non è mai... Bravissimi. Comunque... Cioè, voglio essere sicura... No, perché non è che mi posso presentare. Sei bravissima, siamo sei pronti? La mia trainer, sei la mia trainer, perfetta. Anche coi tacchi, tra l'altro, io corro sul tapirulan coi tacchi, fai tu. Meraviglioso. Ed è il tuo tapirulan, tra l'altro. Grande, grande, grazie. Senti, allora, partiamo dall'inizio, perché tu hai una storia bellissima. Allora, a un certo punto, a 22 anni... frequenti una palestra, non sei soddisfatto, negli anni 80 questo, non sei soddisfatto degli attrezzi che stai usando e quindi dici, ma sai che c'è? Io mollo il lavoro, vado a casa, mi metto in garage e costruisco i miei attrezzi. Ho esatto. Sintetizzato così, sì, giusto? Sì, questa è la verità. Ecco. Tutto nasce da una passione. Sì. Passione... di voler costruire qualcosa, passione di diventare imprenditore, passione di, per crescere, per avere successo, passione per condividere e quindi l'idea di mettersi in proprio. Io avevo un lavoro, come si dice, sicuro, sì, da progettista e mia madre era felice per questo, ma la mia vocazione, la mia passione mi spingeva ad andare oltre, di assumermi il rischio. Allora, io tra poco ti voglio chiedere che cos'è per te il successo e ragionaci, però la cosa che mi incuriosisce è cos'è questa ossessione per i garage? Cioè, dovrei investire in box a questo punto per riuscire ad avere un'idea geniale, perché è tu, è Bezos, è Jobs, tra l'altro sei stato definito lo Steve Jobs italiano, quindi insomma mi sembra... Ma no, il garage aiuta. No, ti spiego perché, perché secondo me se sei in un garage hai fame. Di brutto. Oggi con questi incubatori, questi, diciamo, questi spazi meravigliosi dove i giovani vanno lì, si divertono, giocano, mangiano, fanno ginnastica, in tutti questi spazi io mi chiedo come fa a nascere una startup. Cioè qual è lì, infatti non la ne fame. Nascono, qual è su 1000 ne va avanti una, ma qual è la fame? La fame ce l'hai se stai in un garage che non hai niente, certo, e quindi ti devi inventare qualcosa, perché la massima innovazione è ottenere un risultato al minor costo possibile. Ecco, ma che cos'è per te il successo? Questo è avere fame e riuscire a raggiungere i propri obiettivi? Non lo so, che cos'è? Sì, perché tu è una domanda molto, molto complessa. Sì. Diciamo che fortunati si diventa. La fortuna è l'incontro fra il talento e l'occasione. Quindi se una persona che crea, che lavora, che canta, che suona, che fa l'artista, qualsiasi cosa, ovviamente deve far sì che in ogni momento, in ogni occasione, cerca di valorizzare tutto quello che lui ha, in un'ottica di innovazione costante. Quindi significa sì avere un talento, ma non è così importante, lo dico per i giovani. Beh, ma quello l'abbiamo che capito conta oggi moltissimo è creare delle occasioni. Okay. Quindi occasioni con i clienti, occasioni con la ricerca, occasioni con lo studio, cioè darsi da fare. Il successo è la crescita, è l'espressione del risultato finale in termini di sorprendere, creare un'esperienza, creare valore, lasciare un segno, ma se si arriva al successo
è obsoleto. Ecco, questa è la cosa che io non capisco. Cioè, uno lavora tanto per arrivare al successo e poi tu dici è obsoleto. In che senso? Perché se arrivi al successo vuol dire che hai lavorato benissimo, hai fatto tutto quello che è possibile e soprattutto alcuni ti hanno apprezzato, in particolare i clienti. Quindi non può altro che andare peggio. Quindi se tu la mattina ti guardi allo specchio e inizi a dire ma come sono bello, ma guarda come sono diventato grande, è la morte. È la morte, perché in quel momento può solo che andare peggio. Quindi se aspetti poi sarà troppo tardi. Se invece hai umiltà, perché vieni travolto in qualche modo, se no? Hai umiltà, ti metti in discussione, ti fai delle domande, dici ma scusa, ma perché qua va tutto bene? Mi sto dimenticando di qualcosa per caso? Ecco, in quel momento decidi la tua vita professionale, di prodotto, di mercato. Perché nel momento in cui decidi il grande cambiamento, la discontinuità, serve tempo. E se non lo fai in anticipo, come c'è qualcuno che dice essere pronti nella vita è tutto, se non parti con anticipo, quando è ora che il mercato te lo chiede, quando te ne accorgi è troppo tardi. Quindi noi abbiamo fatto di questo motto: se ha successo, se funziona, è obsoleto. Devo dire che non piace a tutti, No, no, però è molto interessante. Cioè, ti tira fuori dal comfort zone. E però posso dire una cosa, sei atipico, perché appunto molti imprenditori quando arrivano al successo si siedono. E tu invece, e si vede anche da come ti esprimi, proprio dalla veemenza con cui hai voglia di comunicare questa cosa, tu hai ancora fame, e si vede, cioè sei uno che non si accontenta. Mai, per me ogni giorno è come il primo. Chi mi conosce da 35 anni credo che possa confermarlo. Sei un po' rompiballe sul lavoro. Ma non poco. però ricordati che è una cosa che importante, lo dico amo. Ai nostri collaboratori, i ragazzi si ricordano sempre nel tempo dei managers che hanno chiesto e hanno alzato l'asticella costantemente, di quelli che chiedono e che creano consenso e di quelli che ti avvolgono nel benessere, il senso professionale, di questi non ti ricordi nulla. Perché? Perché non sono maestri. I maestri, i coach, i maestri sono quelli che ti alzano l'asticella costantemente, che ti insegnano, che ti chiedono, come nello sport non ti puoi fermare a un record. I grandi campioni, fatto un record, devono batterne. Io conosco tanti campioni nel mondo dello sport, per questione di lavoro devo dire che una cosa che hanno tutti i campioni in comune è che sono i primi a arrivare, gli ultimi a andare via, e appena ottengono un risultato lavorano per farne un altro, e quindi sempre migliorarsi costantemente. Ecco, io so che tu hai una famiglia bellissima, hai dei figli. Come trasmetti questi valori, questa fame anche ai tuoi figli, che magari sono cresciuti anche, diciamo, più agevolati rispetto a te all'inizio, senza, diciamo, la fame che avevi tu all'inizio, no? del Ma, successo. Fare il genitore è il mestiere più difficile, come ben sappiamo, però io uso un modo che è quello di dare l'esempio. Alla fine conta l'esempio. Le persone non sono ciò che dicono, ma le persone sono ciò che fanno. Quindi è inutile, hai capito, dire al figlio non fumare, se poi tu fumi, è inutile che dici a un figlio guarda, cura i dettagli, l'ambiente, rispetta il prossimo, sii onesto, perché poi se non lo sei tu non lo possono essere per loro. Quindi questa è l'unica cosa che ho imparato, poi ci sono tante altre cose ovviamente. Senti, adesso io vorrei parlare invece di questo spazio meraviglioso che è in Romagna, che è ovviamente il Wellness Valley, che però io ti devo confessare una cosa, cioè quando io penso alla Romagna, cioè, sarà anche l'orario, pensi alla piedina romagnola, subito lo squacquerone, che non lo devo neanche mangiare, lo spalmo direttamente per definizione, cioè lo gnocco fritto, infatti perché il wellness, a differenza del fitness, l'hai appena toccato tu. Cioè se io ho delle sane abitudini, mi mantengo in forma, come stile di vita, mi posso permettere dei piaceri. E quindi se creo le condizioni mi posso permettere la piedina romagnola. Se io invece ho uno stress nel mio modo di pensare al benessere, che adesso mi metto in dieta, non mangio più niente, beh, le diete ingrassano prima anche di tutto. Secondo me sicuro, ne fai tre diventi obeso di sicuro. Sì scusate, ma questa è l'esperienza. Se invece tu mangi bene, un po' di tutto, io mangi tutto sano, ti puoi permettere anche la piadina romagnola, lo squacquerone e la rucola, perché ti dà il piacere. Se invece tu ti sacrifichi e diventa il cibo una punizione,
peggiori. C'è anche la componente questo mentale. Questo vale anche per il movimento, cioè è inutile pensare di andare in bicicletta un sabato pomeriggio ogni 15 giorni, fare 100 km, poi stai male tutta la settimana. Tu che regime meglio hai? Muoversi un pochettino e tutti i giorni, e questo aiuta nella vita. Che regime hai tu da questo punto di vista? Ma io vi dico quello che faccio, ed è più o meno quello che fanno le persone, diciamo, normali. Io faccio ginnastica più o meno 3-4 volte alla settimana, in modo normale, senza esagerare, al mattino presto. Prendo le scale, mai l'ascensore, cerco di andare a piedi il più possibile, vado anche a farmi la mia partita di tennis, andare in bicicletta ogni tanto con gli amici, sempre bene a farlo anche con amici. Io mangio di tutto, poco ma un po' di tutto, soprattutto frutta, verdura, quindi la dieta mediterranea. Non ho mai fatto diete nella mia vita, mi piace il vino, lo produco anche, quindi un bel bicchiere di vino non te lo leva nessuno, bravo. Qualcuno ha detto bravo. E la cosa importante è il piacere di muoversi, il piacere di mangiare bene, sì, ma soprattutto il piacere di stare con la famiglia, con gli amici e divertirsi. Ragazzi, divertitevi, il vero wellness è divertirsi. Il wellness è il divertimento. Allora, questo modello secondo te è esportabile? Cioè la Wellness Valley? Assolutamente. Perché sì. Comprende tutto, allora, come abbiamo appena detto. Allora, due battute per la nostra meravigliosa Italia. Allora, noi dobbiamo tornare a sognare. Ragazzi, non smettete di sognare. Dobbiamo tornare a sognare. D'accordo. L'Italia in questo momento non ci offre grandi opportunità per sognare, ma abbiamo il petrolio sotto i piedi, dobbiamo trovare il modo di estrarlo. Il petrolio è la nostra tradizione, il nostro DNA della qualità della vita italiana, che dal turismo al cibo, al fashion, al fitness, al furniture, il design, la tecnologia, rappresenta nel mondo un valore percepito altissimo. Ebbene, di questo ne parliamo da sempre, che la qualità della vita è il vero Made in Italy, fino al punto che pochi ci ascoltavano, ho deciso insieme al mio gruppo di creare una fondazione e di creare la prima in silenzio, senza giornali, senza dichiarazioni, senza annunci, proprio in silenzio, perché altrimenti non sarebbe partita, certo, di creare la cultura del vivere bene, la Romagna, tradizione, il divertificio, di creare in Romagna il primo ecosistema, mettendo a fattor comune, quindi coinvolgendo istituzioni, università, aziende, persone, centri sportivi, ospedali, hotels, soprattutto sulla costa romagnola, tutta la parte, diciamo, degli alberghi, di creare una competenza, quindi il primo distretto per competenza sulla qualità della vita. E ogni stakeholders, quindi tutti gli stakeholders che hanno aderito nella fondazione a questo progetto, hanno fatto del wellness la declinazione per quanto riguardava il proprio settore. Quindi gli ospedali hanno fatto programmi per la lotta contro il diabete, per la lotta contro l'obesità infantile, eccetera, eccetera. Ecco. Il turismo, pacchetti, ospitalità, sport, piuttosto che esperienze nelle colline, le scuole, programmi di educazione. Aziende che vendono il wellness, dico, nell'alimentare, noi abbiamo molte aziende alimentari, quindi non cito i nomi, ma comunque diverse. La tecnologia, dico Technogy, ma altre aziende. Insomma, dopo 12 anni abbiamo e registriamo ogni anno i dati, perché queste cose bisogna misurarle, e il World Economic Forum di Davos 2 anni fa l'ha preso come esempio di ecosistema, il wellness come laboratorio. Ebbene, la Romagna si muove, il 10% più attiva del resto dell'Italia. Vedi, abbiamo dei dati pazzeschi sul turismo, solo in Technogym, ma al Technogym Village l'anno scorso 27.000 persone. Abbiamo gare di podismo, ciclismo, che stanno avendo un successo incredibile, percorsi enogastronomici nella, diciamo, nelle colline. Io posso venire a far quelli? Ti invidiamo. Poi mi frusti, mi butti su un tapis roulant. Guarda, noi combiniamo l'uno e l'altro, capisci? Va bene. Quindi siamo proprio per il mix. Insomma, per dire cosa, in conclusione, che la Wellness Valley non è la Romagna, la vera Wellness Valley è l'Italia. È l'Italia. Cioè, se noi facciamo leva sulle tradizioni del Made in Italy dall'antica Roma, mens sana in corpore sano, certo, quindi il turismo, l'arte, la cultura,
la natura in senso ambiente, la qualità della vita nel cibo, la qualità della vita nel movimento, noi possiamo diventare il più grande produttore di benessere al mondo. Questo mi sembra... La domanda è, ma perché non c'è un sistema paese che mette a sistema queste tradizioni, questo valore che abbiamo già, cioè il nostro petrolio? Ma perché non facciamo dei pozzi per estrarlo? Guarda, la domanda, diciamo che l'hai buttata. Il primato sul turismo? No, ma dico, l'Italia che perde il primato sul turismo. Cioè, non ha senso. Beh, allora, pensiamo in grande, sogniamo, ognuno di noi si assuma le sue responsabilità, certo. Noi, Alessandri e tutti i suoi, cerchiamo di farlo ogni giorno, perché ragazzi, possono esserci dei nuovi mestieri collegati al wellness, allo stile di vita italiano, che va dal design, al fashion, al turismo, alla nutrizione, alla qualità della vita, prevenzione e salute. Ricordiamoci che l'Italia ha il primato sulla tecnologia per la salute, il biomedicale in Italia è famosissimo e riconosciuto in tutto il mondo, e le nostre pratiche mediche sono molto ben considerate in giro per il mondo. Ma noi possiamo fare una crescita del PIL pazzesco, e non c'è paese che possa copiarcelo, neanche io. Cinesi, io ti ringrazio perché la penso esattamente come te, e quindi grazie di aver messo l'accento su questa cosa, perché io credo che l'Italia veramente sia un paese meraviglioso con un potenziale ancora purtroppo inespresso per certi versi, e quindi io lo auguro, è un augurio che faccio veramente all'Italia, perché se lo merita. E abbiamo bisogno di questi ragazzi, perché ragazzi miei, la vera innovazione partiamo da noi stessi. Il vero l'analfabetismo del 2020, ragazzi, non è saper leggere e saper scrivere, è saper disimparare un mestiere e rimpararne uno nuovo. Sì. In questa quarta rivoluzione industriale, dato che il tema è digital, in questa digital transformation, tutti i miei collaboratori, noi tanto tutti, voi l'azienda meccanica siete passati a diventare appunto dei player digitali, per cui noi siamo passati dalla 1.0 del garage meccanica alla 2.0 con l'elettronica, giunto alla 3.0, abbiamo messo il software, abbiamo fondato un'azienda a Seattle nel 1996 per il software, adesso noi produciamo contenuti, sì, l'ecosistema, e siamo diventati la Technology 4.0. Noi crediamo nell'ecosistema che attraverso il digitale è possibile diffondere i servizi, diffondere i contenuti, rendere accessibile il wellness a tutti, per chi sta male, per chi sta bene, per chi vuole migliorare le performance. E questo ha richiesto a Technology, se funziona è obsoleto, se ha successo è obsoleto, di metterci in discussione di brutto. Certo. Quindi tutti noi siamo chiamati in questa quarta rivoluzione industriale, qui ci sono aziende importantissime che lo hanno dimostrato, di fare leva sul nostro offline è quello che abbiamo già, aggiungendo l'online. Quindi questa è la grande opportunità che l'Italia ha nell'essere un'economia cosiddetta esperienziale, la sharing economy. Grazie. Io ti ascolterei per ore e ore, come del resto tutti i nostri. Grazie di cuore. Passi di qua. Di qua. Neri Alessandri, grazie.